Bara onda profonda. Io sto cantando. No, hai ragione, scusa, allora, che lo perdono. Oggi avremo a che fare con la bara onda profonda per eccellenza, lo tsunami di Minecraft. Non è vero, è onda, sì. Che c'è? Non ho capito. Eh? No, ho già bevuto. Sono io la bara onda profonda. Allora, sai cosa devi fare? Sprofonda sottoterra tu e le tue brutte figure. Ragazzi, dall'altro lato di questo percorso arriveranno delle onde altissime e noi dovremo riuscire a passare, perché durante il percorso ci saranno i soldi per comprare i potenziamenti. E noi siamo dei marinai, fratello. E arrivare fino alla fine di tutto questo stradone pieno di sabbia. Siete pronti a partire appena partiamo? Parte insieme a Allora, la prima volta, giustamente, non abbiamo i soldi per comprare nulla di questi potenziamenti, quindi dovremo andare a piedi. Siete pronti lo stesso? Fratello, sì, comunque. Pronti, sì. Va bene, allora allineiamoci sulla linea di partenza, ragazzi, e seguite il mio, la mia guida. E io sono esperto di tsunami, massimo esperto mondiale di tsunami. 3, 2, 1, via. Vai, si va, corri! Si va, 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 si va. Uovo! Ma quanto arriva il tsunami? Lo vedo già, ragazzi, lo vedo già. Ma come sta arrivando? Sta arrivando, ragazzi, ma è basso. Questo qui è un'ondina miserabile, sembra la mamma di Alex. Venite con me, venite con me. Allora, io mi intruderei, visto che ci abbiamo tempo, perché è abbastanza lento il primo tsunami, è lento. Possiamo entrare dentro una di queste stanze e prendere il loro. Wow! Una miniera, ricchezza! Okay. Aspetta, fammi vedere. Ah, ancora c'è tempo! Arrivato, c'è tempo! C'è tempo! C'è tempo! Sopra lo scoglio, ragazzi! Sopra lo scoglio! Qui, qui, qui! Posso permettervi? Posso permettermi? Sì, 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 tutti no, sopra lo scoglio! Ci stiamo! No! È stato morto! No! Ma perché? No! È stato bruttissimo! Ma è difficilissimo! Però, noi siamo vivi! Sorprendente. Ma che bravo che siamo. Grazie alla tua guida di capitano survivalista di tsunami. Non me l'aspettavo, Alex. Pensavo tu andassi a fondo con tutto lo scoglio. Ma guarda che non osare dire che le mie chiappe pesano, Non osarlo dirlo, No, non sono loro. Quando arriva la prossima onda, sì, ti devi aggrappare fortissimo le chiappe. Va bene. Perché galleggiano. Ok. E ti salverò. Sta arrivando. No, ma che grosso. Aggrappatevi. No, raga, allora qua c'è il signore che dice che non c'è spazio per tutti. E niente. Però prima, aspettate. Prima corriamo velocissimi. Andiamo alla parte opposta. No, moriremo. No, bisogna essere veloci. Raga, veloci. No, no, è brutto. No, 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 non andiamo, non andiamo. Torniamo a quella di là, torniamo qua. No, no, raga, raga, c'è super tempo. Prendo dei soldi prima, aspetta. Ma dove? Qui, dei soldi. Vai, 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 non c'è spazio per tutti, non c'è spazio per tutti. Anna, vieni, Anna! Ti prego, ti prego! No, dai, dai. Ma perché c'è la spazio che per me? Poverino! L'ho visto sciogliersi. Ma sai perché è quello? Perché lui è il nemico mortale dell'acqua, perché non si lava, puzza e quindi... È vero, hai ragione! Non c'è neanche il sapone qui! Ok, però purtroppo qui dentro ci potremmo solo salvare, ma non possiamo sopravvivere, quindi... Si è tolto, tranquillo. Una volta che arriva alla fine, lo tsunami sparisce da solo. Non c'è pericolo. Però... Marion, tu hai raccolto qualche soldino? Sì, è proprio quello che ti volevo dire! 4 abbastanza per comprarci una barchetta, ragazzi! Che bello! Finalmente non morirò più col mio amico Lion! C'è spazio solo per uno sulla barchetta! Hai anche tu dei soldi! Hai visto? Ti ho pagato il passaggio! I miei! Ma sono io, non ne ho presi e li ho lasciati tutti a te! Brava, Anna, sei brava! Allora. Grazie! Per Anna un po' di pesciolino. Tieni. Grazie pesciolino. Perché giustamente nel mare viene fame. E poi anche per Alex. E anche pesci! Per Cico un po' di pesciolino. Pesce di Lion. Mi piace, tutto buono. Adesso ripartiamo. Attenzione però, ragazzi, perché non sappiamo dove saranno i prossimi tsunami. E sicuramente noi dobbiamo andare a vedere tutte le posizioni che ci sono al lato. Vedo Lion. Sta arrivando quello basso. Ci possiamo salvare. Meno male. Intanto passiamo. Prendiamo anche qualche soldino così per non lasciare indietro niente. Ma la barchetta, fratello! Ti pago un oro! Stai zitto. Ma c'è una scuola! Stai. Non fargli mangiare la scuola, non farlo. Stai zitto. Adesso... Ragazzi, dentro dalla scuola! Tranne Cicco. No! Ti prego. Vai, entra! Perché? Niente!
letale. Ma sta cosa qua. Che miseria. Ragazzi, ma cosa ne dite se il prossimo episodio facessimo che invece di uno tsunami di acqua ci fosse uno tsunami di lava? Fichissimo, livello estremo. Mettete un pollice in su e scrivetemi un commento lavico se volete vedere questa cosa. Per adesso però concentriamoci su Zubabow che c'è qui, che sicuro mozzica. Mori, pane. Ma giusto io questo. Aia, marca miseria. E muori? E muori? Fagli vedere che grosso sei. Oh, 16 lingotti d'oro. Questi li spendiamo. Buonissimo. Allora, aspettiamo che si sparisca tutto. Perfetto. Dai, vieni su. Sì, mi dai la barchetta insieme a te. Ti prego, adesso, ti prego. Adesso, non appena nasce un'altra onda, vedrai che dovrebbe già essere nata. Sta arrivando. Ok, allora, Cico, siamo pronti. Io e te la sormontiamo, eh. Sì, 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 che bello. La sormontiamo. I pirati in duo. Ah, qui c'è, però qui c'è un insidia. No, questa zona è pericolosa. Prima sormontiamo e dopo andiamo. Vieni, Cico, io e te, eh. Oh, ma se non riesco. Oddio, oh, via, che non c'è pericolo, fratello. Io mi arrampico sullo scoglio. Non c'è pericolo. Senti, vai solo tu, che non si sa mai. Corri, Lion, corri. Vai. Finisco dentro la lava. Lo sapevo, io un po' avevo avuto. Avevo intuito che poteva andare male, capito? Mi hai dato la barca bucata! Quello è stato il sesto senso dell'ultimo momento. Ho detto, secondo me non funziona questa. E allora mi sono scansato. Non abbiamo proprio possibilità di salvarci con le barche. Secondo me la barca tu la puoi mettere, ma la devi mettere quando sei sopra l'acqua. Non puoi metterla sotto l'acqua, che poi viene annegata, giustamente. Ma perché per un attimo resisti, quindi mi sei veloce. È normale, bisogna metterla sopra. Adesso però venite con me, che qui c'è da guadagnare altri soldi. Poi torniamo all'inizio, altro che barca, ci compriamo un transatlantico. Sì, ci abbiamo tutti insieme. Venite, ma fin troppo facile. Ma è difficile, ma guarda qua, ormai, oddio. Ma che scalato sei? Oh. Lion? Vabbè, sì, fai così, bravo. Non è vero. Fratello, prendi questa, frate. Bam. Sei veramente un... Guarda. Oh, me l'ho presa. Grazie mille. Vai. Prego. È un'altra. Mi hai fatto rompere le ossa. No, tranquillo, scusa. Sei veramente un caffone. Mamma mia, guarda, adesso, che schifo di uomo. Scusami. Adesso per questa tua idea del cavolo sto sanguinando e ho le gambe rotte. Bravo Cico, complimenti. Che schifo di uomo che sono. Dammi le cure, no. Tieni, se no io il gesso, prendilo. Il cesso. Il gesso, gessati. Aspetti di prenderlo tu. Vai, prendilo. Ma dove l'hai messo? Guarda là. Tieni, lo do io. Ma che schifo fai? Buttami giù subito, immediatamente. E le bende! Oh, mi sono dimenticato le bende. Dai, ma quanto è stupido! Oh, lo prendo io! Ma no, cosa no, è questo? Ma mi devo rompere un'altra gamba! No. Poi dici perché viene escluso dalle cose! Ecco perché mi hai lasciato affondare! Ma schifo! Sei escluso dalla modalità, non puoi giocare più. No, ti prego, e almeno basta. Per morire. E Stregato, guarda, sai perché non sposi Stregato? Te lo dico io perché non sposi Stregato. Sono caduto. No! Che siamo schifo due, no, tu non sposi Stregato perché non sei degno. Questa cosa mi fa male. Non me ne frega nulla. Piacere lo stesso tempo. No, allora lo sposi ugualmente. Lo sposi. Mi fa malissimo, sì. Allora. Oh, che è la prima notte di nozze. Voglio stare lì a guardare io, oltretutto. No, oh mio Dio, no, è una cosa. Gigante! Senti, che devo finire il parkour. Oh, ma voi parlate da soli. Anna. Sì? Io ero dallo tsunami. Ti ho avvertito per il pericolo. Io ero lì. Certo. No. Sì. No. Concentrati l'ultimo salto. Anna, papà, che schillato incredibile. Allora qua non si sa più chi dobbiamo cacciare dal video, così. No. No, non sì puoi. Vuoi sposare Stregatto? Non ho capito. Ma ok, no. Come ok? Cosa? Ok. Ma sei così disperata? Pulisce casa. Ma che schifo. E tu vai nell'acqua, no! Brutto infame, amore. No! Anna. Sì? Ma che schifo fai? Oh, senti! Cosa? Boh! Fregato! Ma
che stregato ruta tutto il giorno in modo umido, lo sapevo tutti. Sì, e poi scorreggia le mutande, le sgomma. Che schifo, che schifo, ho cambiato idea, va bene, grazie, grazie. Ma vorrei ben vedere, non lo so, cioè veramente sei così, ma che schifo, Anna, adesso mi fai schifo. Vabbè. No, fai schifo. Oh, tsunami piccolo, tsunami piccolo. Andiamo qua. Anna non può venire perché mi fa schifo adesso. Ah, scusa, ma tu non dici sempre che stregatto è il più bello, il più bravo? Ho capito, ma lo posso dire io, però non tu. Ma mica da sposare poi. Io scusa, mica me lo sposerei, cioè, che schifo. Vai nell'acqua. No, no. Perché? Sempre io. Perché? Perché fai schifo. Anche tu vai nell'acqua, non impari a sposare lo stregato. Ti piace ancora stregato? Che schifo stregato, mamma mia. Oh, sai che Anna me l'ha fatto diventare antipatico adesso, eh? Oh, che bello, quindi sono rimasto io. Ringraziatemi. Adesso lo odio. Non voglio vedere più. Però ragazzi, abbiamo un sacco di roba da spendere. Noi siamo qui con tutte queste cose. Intrigano, però io vorrei comprare. Ma cosa c'è? Anche qua intriga. Hai visto? Intriga. Bello, intrigante. Baci. Vado? Torna dall'inizio. No, ma che intrigo è? Però era quello che ci serviva, no? Se noi adesso vogliamo comprare. Tieni i soldini. Ragazzi, ho scoperto il segreto del pirata barba blu. Guardate lì, c'è un pisello d'oro dentro. Glielo trafugo. Pisello d'oro del pirata. E mi compro. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo comprarci. Beh, direi un fucile. Cazzo, il fucile costa tantissimo. Non mi basta. Che poi sei chi sono me, sono sicuro. Zitto, che ti piace. L'unica cosa a cui servi. Mente cazzo. Sparmi di più, sì. Allora mi compro due pozioni di velocità per darle a me stesso e a chi voglio bene. L'amico io, Alex Nautz. E poi mi compro le barche, fanno una più schifo dell'altra. Sinceramente non le voglio più. No, come? Non c'è un bellissimo motoscafo o qualcosa del genere? Boh, una di quelle che costa di più è questa. Ma secondo me è uguale al modello di prima, solo che è bianca. Ma mi sa anche secondo me. Però proviamo, magari sbagliamo noi. In realtà ha delle abilità segrete questa qui, potrebbe Metti? Essere. No, dopo, perché adesso arriva lo tsunami. Beh, l'acqua. Quando arriva l'acqua. Non sai come funzionano le barche? Lion. Ma lo so come funziona. Quanto è gigante questo? Allora, non ti tutto. Tieni, Anna, bevi la pozione di velocità. Davvero? A me? Sbrigati però, andiamo. Andiamo. Vai, 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 vai. Vai, 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 Anna. Corri, 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 dobbiamo arrivare sullo scoglio, noi due. Lion è alto tanto tanto. È alto. Devi imbarcarti subito. Aspetta, Anna, vai, vai, continua a salire. Anna, ci imbarchiamo, ci imbarchiamo. Dove ci imbarchiamo, Anna? Di qua. Sali, Anna, sali, si può salire, qua si sa. Annina! Vai avanti! Imbarcati! Preghiamo, Anna, ci salveremo! Dio! Sì! Oh, siamo salvi, Anna, funziona! Siamo salvi? Non è vero, mi sono sganciato la barca! Riaggancia! E io sono vivo, però, La barca mia. La pozione di velocità. Vado sugli alberi, ragazzi! Non annego io! Vai, sei che un duro! Che shot incredibile! Che potenza di nuoto! No, sono morto adesso. No, è vero! Mi chiami la pozione! Ma dove sono? No! Eccoti qua! Eccoti! Mamma mia! Che bello che sei! Ma stavate annegando anche qui! No, qui! Qui sei immortali! Ma io non potevo tornare! Sei fuori! E il marinaio si è arrabbiato! Pensava che gli volessi rubare le cose! Chi mi ha killato? Vattene! Ma che schifo! Che schifo! Ma tu ti ricordi un tempo che io e te palleggiavamo? Una volta. Ce la passavamo proprio con gusto. Senti, talmente lontano che non se lo ricordo. Infatti, non c'è più, non c'è più quel tempo. Non c'è più il palleggiamento. Non c'è più. Sforzati. No, neanche un pochino. Sforzati invece di piangere. Sei sforzato troppo? Ma che schifo. Che inutile. Sforzati. Sforzati mentalmente. Ti posso ricordare un aneddoto, fratello, io e te. Quella volta che siamo vestiti da pirati per Carnevale e io ero tutto Ma tu devi fare schifo ogni cosa che dici. Ma gli posso dire una cosa? Posso dirgli una cosa? Pianta di ricordare, crea dei nuovi palleggiamenti, imbecille. Ecco qua. Stai dando fastidio ad Anna. No, scusa. Devi far pena un altro po'? No. Stai facendo. Posso dare come questa bottiglia vuota, inutile. Stai facendo di nuovo schifo? No, mi guarda, non mi guarda.
piangendo. Adesso stai piangendo. Mi metti insieme al pirata, non mi vedi più. Adesso stai piangendo. No, non sto piangendo. Adesso stai piangendo. No. Quindi? Sono duro, senza pianti, come un pirata. Fai qualcosa di utile. Andiamo avanti, ragazzi, con la barca. Ma che schifo che fa, mamma mia. Ma io non mi capacito. Sì, però, allora, senti, in realtà, guarda, io non te lo volevo dire, ma è colpa tua. Ah, pure. È certo che è colpa tua, perché tu hai stregato la possibilità di essere il carino, l'amico tuo, gliela dai. A lui no, non te lo porti mai in giro, non ci palleggi mai con questa bestiola. Ci sarà un motivo, però, ci sarà un motivo se non ci palleggi. Mi rompa! Ci scogli, tu! Dai una chance, provaci! No, ti prego, dai! Fai pena e schifo, fai solo pena e schifo. Muori adesso! Abbraccia il triste palleggiatore! Dai retta! Bravo, provaci. Alex, hai fatto bene! Non mi ho osato salire sul nostro spazio vitale! Ho usato, ma tu non gliel'hai che permesso! Schifo. Sei stato bravo, hai fatto bene! Sì. Bravo! Sai cosa ti dico, Cico? Alex ti mangia in testa! No! Registrato per assolutamente sempre. Alex ti divora la pasta asciutta sui capelli e non gliene frega niente. Mangia proprio di brutto. Mamma dai. Mia, quanto sei il peggiore di tutti, oh. Ma è qua non c'è nulla. No, un mortino. Ma io come faccio a guadagnare soldi se ci sono i morti dentro i buchi? Magari qua. Magari, speriamo, perché ho bisogno. C'è un signore, aspetta, no. Cava. Oh, questo è il tesoro supremo dei pirati! Dai zitto, non sei... Ma cosa ci fai qui di nuovo? Dai, sono tornato correndo! Ma non ti volevo io! Un pochino mi volevi! No! Sì! No! Per buttarmi giù dallo scoglio che so che ti piace! Ma nella X non c'è né tesoro! Però c'era scritto scava, guarda che secondo me dobbiamo scavare, Ma ci siamo noi, il tesoro è l'amicizia. Sì, guarda, se sei tu il tesoro, sai che scammata di amicizia, l'ho trovato! Grande pro! Che bel tesoro, ragazzi miei, il pirata. Ma è bello abbondante, questo tesoro. È tutto mio adesso. Sapete, la leggenda dice che se tu prendi un tesoro devi lasciare indietro qualcosa, vai nel buco. No, ti prego, no. Chi ti trova, poverino, cioè sarà molto deluso. Mi hai dato del tesoro, però, mamma mia. Il tesoro più schifoso. Puzzinoso. Seppelliscilo, togli anche la X così nessuno lo trova più. Vai. Aiuto! Bella idea, togliamo tutto, guarda, la camuffiamo. Così chi arriva dice, ma che cos'è questo segno? Un ragno, ma meglio non andarci. Senti solo la puzza, che schifo. Dai, zitto. Stai di nuovo facendo pena e schifo, Che schifo. È vero che schifo. Mi sono meritato di essere messo sotto terra. Certo, sì, lo sappiamo. Questo è il mio posto, come un bruco. No, ma è un bruco, un verme. Vorrei un verme, dire. Un verme, non so un bruco. Un verme della terra. No, raga, ma noi ci siamo, vai, buttatevi. Buttatevi qua. C'era bisogno di far sto verso. Ce l'ho fatta. Vabbè. Allora, qui alla fine c'è una pozione rarissima, ragazzi, che si può comprare del re dei mari. Però costa un sacco di soldi, purtroppo noi non ce l'abbiamo. Quindi ci tocca tornare indietro. Però abbiamo dei soldi da spendere questa volta, mica pochi. Tieni! Grazie, uno. No, erano 10. Anch'io ne ho uno. Ma che non lo voglio. Guarda, non lo voglio. Ti prego. Guarda. Lion. Accetta l'amicizia. No, non farlo. Lo butto, no, non lo voglio, che c'è? Lion. Morte certa. Vabbè, arriva, ma si ferma alla linea, lo sapete anche voi. Ma si ferma alla linea, certamente. Ve l'ho detto. Me lo vale di un blocco. Ho avuto paura, sinceramente. Si ferma sempre, allora, quasi sempre. Però io vorrei un sacco questo fucile del capitano qui da 128 soldi. Perché costa così tanto? Ma non c'hai i soldi, Lion? No. Aspetta, se vuoi li annuso qua che li trovo, Vuoi che lo faccia? Vuoi citare i soldi? No, chi l'ha detto? La Ioncione, senti una cosa! Più avanti c'è una porta blindata e serve la chiave per aprirla. Cosa fai? Cito i soldi. Vado a prendere un'altra chiave. Fatelo anche voi, così ne abbiamo di più. Andiamo! Attenti che arriva lo tsunami però, ogni tanto. No, ti prego, arriva. Lo vedo già. Continua a citare i soldi, renditi utile mezza volta in quella vita brutta. Che schifo di vita. Insulsa che hai, guarda dove eri. Guarda dove eri. Ho preso i soldi però. Mamma, non li voglio i tuoi, guarda, non li voglio. 19 te li prendi, li metti in tasca, te li metto. Vabbè, dammi. Però, che vita insulsa che vivi. Comunque, anche le vite insulse servono a qualcosa, vero? Per rendere quella degli altri migliore, magari. Arrivo con i soldini! Almeno servo! Aspetta! Mamma, che capitano che sei con quel fucile! Che goduria! Aspetta che... compro pure un po' di colpi più... No, ti prego!
no! La quinta, la quinta! Oh, capito, devi stare tranquilla. Ti ho detto che non arriva. Non arriva, non c'è pericolo. Ok. Ma io la chiave. Mamma mia, tu mi fai schifo. Che bello, non mi hai ucciso. Che schifo che mi fai io a vederti. Ce l'abbiamo. Che non mi uccidi. Adesso andiamo ad aprire la porta finale. Vediamo cosa c'è dietro. Attenti che però potrebbe arrivare sempre qualche tsunami. Non si può mai dire. Ma c'è anche una casa sull'albero. Magari anche lì si nasconde qualcosa. Bella idea. Allora, nella stanza segreta può entrare solo io, Anna. Grazie. Ti prego. No. Mi farò valere nella stanza segreta. No. Sono sicuro. Oh, no, aspetta. Cico, ho una possibilità di aiutarci, di fare il bravo. Leggi. Ok, allora. Maio. Di Maio. Che colore è la cravatta del signor Pesce Palla? Rossa. No, no, non credo. Andava ricordato. C'era il signor Pesce Palla. Non me lo ricordo. Secondo me era tipo nera. Guarda, proprio. Mamma, che schifo. Secondo me o è blu o è rossa. Secondo me è gialla. No, gialla non era, perché il pesce palla è giallo. La cravatta gialla sì, non sarebbe vista. Sì, però il vestito era marrone, quindi forse è gialla. Premi il blu. No. Premilo. Lo premo io. Lo premo io, sono qui dietro. Aia. Ma come... ti dovevi ricordare il colore, la gialla. Ah. Te l'ho detto. Io non lo sapevo, sono adesso a guardarla. Ma hai premuto il blu? Sì. E mi hai detto di premere il blu. Ho premuto il blu. È colpa di Alex. Ma no, non è un problema. Basta che ci facciamo una corsa. Anzi, guarda, per arrivare prima, io dico, lo so, io pure lo so, una pozione di velocità. Io ero sicuro che fosse il blu, però. Secondo me era blu. Era il blu. Se avete sbagliato. No, signor Pesce Palla scamma. Sicuramente così. Guarda, che certe volte. Anna, te l'hai fermato. Sto andando io. No, non sulla vole supremo. Oppla. Giallo. Oppla. È vero. Visto. Si è aperto lì. No, aspetta. Ma che schema. Il tesoro del signor Pesce Palla è pallusco. Cioè non cos'è? 64 cos'è lingotti. Ma forse anche di meno. Ma è tantissimo. Ma insomma, cioè non dopo ci si paga casa molto. La casa sull'albero, sì. Sulla casa adesso sull'albero. Andiamo alla casa sull'albero. Però credo che fuori ci siano delle problemi. Non lo fa. Che stupido idiota, Alex ha fatto entrare l'acqua e siamo morti. Mamma mia. Che essere umano disdincevole che sei, io. Che schifo. Ti mangio in testa. No, non puoi dirlo tu. Tu proprio. Ma chi vuoi mangiare in testa? Ma nessuno, a me nessuno. Stesso, ma schifo. Ma nemmeno, guarda, tu devi non morire di fame. Non mangia proprio, basta. Esatto, non mangia proprio, così ti sparisci, devi sparire. Mangio gli scarti di Alex proprio. Ma neanche, non devi. Che schifo. Cioè, devi morire su Minecraft. Va bene. Così non ci sei più. E io sono più contento, va bene? Ma perché tanto salire. La nostra amicizia, Cico, ormai è cosa di ieri, ok? È cosa di ieri. No, sì. Ieri era un giorno, oggi ne è uno nuovo. Stai zitto, devi stare zitto. Stai zitto, ti ho detto, devi stare zitto. Stai zitto, devi stare zitto. Hai capito o no? Bravo, abbraccia l'onda. Forza. Fai il surfista americano pazzo, forza. Bravo. Mamma mia, com'è grossa però, Via. Corriamo. Ma non c'è il portale. Porca miseria, c'hai ragione. Va bene, ma noi siamo veloci. Vai Alex con quelle chiappettone. Niente. Vai Anna, vai. Corri però. Corri, devi correre. Corri. Vai. Oh, guarda che siamo sopravvissuti. Che bravi, hai visto Anna? Sì. Evviva. Per oggi però ci dobbiamo fermare. Abbiamo preso tutti i segreti di questa bella mappa. Non c'è altro. Ma potremmo farla con la lava. E secondo me nuove cose ci saranno da scoprire dentro. Per oggi però Lion out. Ciao.